Carnefice o vittima? Sigla. Ciao, io sono Antonia e ti do il benvenuto o il bentornato sul mio canale, ma prima di cominciare, se ti fa piacere iscriviti, così riceverai una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video e allo stesso tempo mi aiuterai a far crescere questo spazio in modo da renderlo sempre più bello, più interessante, più ricco di contenuti. Inoltre, se ti interessa approfondire o conoscere meglio una storia che appartiene alla nostra tradizione culturale, oppure se vuoi visitare anche solo virtualmente un posto nel mondo, fammelo sapere qui sotto nei commenti. Oggi parliamo di un mestiere molto particolare, molto come definirlo, inquietante e allo stesso tempo delicato, un mestiere che fortunatamente non esiste più ormai in Italia. Sto parlando del mestiere del boia e per parlartene ripercorrerò la vita di quello che fu l'ultimo dei boia, Pietro Pantoni. Ti lascio dunque alle immagini, al mio racconto e ci vediamo dopo per l'immancabile perla di saggezza. Siamo a Torino e proprio da questa città prende vita la storia che vi racconterò oggi. Vi parlerò di uno dei mestieri più controversi, complessi e delicati di cui le cronache abbiano memoria, il mestiere del boia. Questa è la storia di Pietro Pantoni, l'ultimo boia di Torino. Delinquenti? Tutti, proprio tutti, non spetta a me giudicare. Giudicavano gli altri, io eseguivo. Io lavoro come ho sempre lavorato d'altronde, come i miei, nell'interesse supremo della giustizia, dell'ordine sociale, della religione. Non faccio altro che eseguire ordini precisi, ordini espressi che mi salvano corpo e anima. Quello che vi ho appena letto è uno stralcio dalle memorie di Pietro Pantoni, per quanto questo sia un falso storico, perché Pietro Pantoni le sue memorie non le scrisse mai. Egli aveva un quaderno sul quale appuntava tutte le sentenze, i crimini e le date. Al posto del nome del condannato, molto spesso si limitava semplicemente a mettere dei puntini. Nella sua lunga carriera, che si svolse tra il 1831 e il 1864, si contano ben 127 pene capitali, tutte finalizzate per impiccagione. Un lungo e sterile elenco, dunque, a fronte di una personalità sfuggente, i cui sentimenti dovevano essere messi a tacere, affinché il lavoro venisse svolto in modo rapido, efficace, chirurgico e meno doloroso possibile per il condannato. Quando si pensa al boia ci si immagina una figura borderline, molto lontana dagli schemi della vita di tutti noi, ma non era così. Il boia infatti era un impiegato statale di alto livello con uno stipendio di tutto rispetto, infatti veniva pagato profumatamente per i suoi servizi. Poteva dunque essere considerato a ragion veduta un ottimo partito, ma la realtà era molto diversa. Se tu uno dice io voglio fare boia, appunto, no? Che posso farlo così oppure... E ci vuole la licenza. Ho capito, ci vuole la licenza, caro Ugolone. Pietro Pantoni era originario di Reggio Emilia e, come spesso accadeva per tutti i boia della storia, era figlio d'arte. Perché nella stragrande maggioranza dei casi non sceglievi di diventare boia, ma dovevi seguire la tradizione di famiglia. Il capostipite di una dinastia di boia era generalmente nominato dal governatore o dal re stesso. Molto più raramente ci si offriva volontari, in genere spinti da condizioni di vita miserrime.
Pietro era figlio e fratello di boia, il padre Antonio era stato boia a Modena, il fratello Giuseppe a Parma. Antonio era di origine ferrarese ed era stato abbandonato dai genitori, così decise di trasferirsi a Roma in cerca di fortuna. Qui venne accolto come orfano da Giovan Battista Bigatti, meglio conosciuto col soprannome di Mastro Titta, il boia del Papa. Antonio si innamorò della figlia di Mastro Titta, la sposò e ne divenne il genero. Nella sua lunghissima carriera, Mastro Titta giustiziò all'incirca 500 persone, spesso ad aiutarlo c'era proprio il genero Antonio. Antonio non era esattamente entusiasta del lavoro che si era trovato a svolgere, così un bel giorno decise di andarsene, di andare a Reggio Emilia, dove cercò di trovare un nuovo lavoro e di ricominciare una nuova vita. Ma la fama di boia lo precedeva, perché se avevi giustiziato anche una sola volta, eri, in poche parole, condannato a essere boia per il resto dei tuoi giorni. In questo contesto nasceva Pietro, il quale anche lui aveva cercato di sottrarsi al triste destino d'essere boia e aveva deciso di andare in Francia. Ma i venti rivoluzionari e la fama di boia del padre lo precedevano e dunque fu costretto ben presto a rientrare in Italia e ad intraprendere anche lui la carriera di carnefice. Alle mie spalle la chiesa della Misericordia, la chiesa dei membri della confraternita dei Confortatori. I boia non erano ben visti dal popolo, la gente li emarginava, li evitava come la peste. Andare in giro per loro significava essere sottoposti ad umiliazioni continue. I dialetti delle regioni italiane sono pieni di espressioni ingiuriose nei confronti dei carnefici. Una fra queste è boia faus, ossia boia falso, come veniva definito proprio qui a Torino lo stesso Pantoni. Falso perché prima di giustiziarlo il boia scendeva nella cella del condannato per esprimergli il suo dispiacere per quello che era chiamato a fare, salvo poi attenderlo alla forca. Il boia veniva discriminato anche da morto perché, come nel caso di Pantoni, doveva essere sepolto sotto il campanile della chiesa di Sant'Agostino, lontano da tutti gli altri. Così come in chiesa, nella chiesa di Sant'Agostino, aveva un banco riservato lontano da tutti gli altri fedeli, perché nessuno si avvicinava al boia e alla sua famiglia. Per comprendere sino in fondo che tipo di trattamento il popolo riservava al povero Pantoni, basta ricordare che quando lo stesso andava dal fornaio per comprare il pane, il fornaio glielo consegnava a rovescio, in segno di disprezzo. Un insulto tanto radicato nella tradizione popolare che anche oggi non è buon uso mettere sul tavolo il pane al contrario. Pantoni si lamentava di questo con il governatore e si arrivò a una conseguenza inaspettata. Venne infatti inventato il pan carré, detto anche pane del boia, che avendo tutte e quattro le facce uguali non si prestava ad essere consegnato a rovescio. E da qui il pan carré che è la base del tramezzino, che venne codificato proprio qui a Torino. Quando il boia andava a riscuotere il compenso per i suoi servigi, il funzionario preposto al pagamento si infilava dei guanti mai usati che venivano poi bruciati per non toccare direttamente il denaro destinato al boia, dopodiché gettava a terra i soldi per non venire in contatto con le mani del carnefice. Il denaro con cui il boia poi pagava un qualsivoglia esercizio veniva puntualmente sterilizzato con l'aceto perché i soldi erano considerati sporchi. Un atteggiamento dimesso dunque quello di Pantoni, il quale, venuto a sostituire Gaspare Savazza, chiamato dai torinesi Gasparin, mai abitò nella casa destinata ai boia in via Bonelli numero 2,
allora via dei Fornelletti, ma scelse di vivere nelle stanze all'ultimo piano dell'edificio delle carceri senatori in via del Senato, l'odierna via Corte d'Appello, forse per cercare di sviare la curiosità della gente, mantenere l'anonimato e poter offrire condizioni di vita meno restrittive a se stesso, a sua moglie e ai suoi 5 figli. Pantoni ebbe solo 2 amici. Uno fu il canonico Giuseppe Cafasso, membro della Confraternita della Misericordia, divenuto poi santo. L'altro, un certo Caranca, becchino di Rivarolo. Cafasso e i suoi confratelli, chiamati anche confortatori, avevano il compito di assistere e confortare i condannati a morte durante le loro ultime ore di vita. Pantoni dunque usciva solo ed esclusivamente quando era chiamato ad esercitare. Le condanne avvenivano quasi sempre di sabato mattina intorno a mezzogiorno. Al condannato veniva servito un ultimo pasto, in genere del brodo caldo, e di seguito riceveva la visita del boia che si scusava con lui per quello che era chiamato a fargli e per rassicurarlo sul fatto che non avrebbe sofferto. Dopodiché al condannato veniva fatto indossare un camice bianco con un simbolico cappio nero al collo e Pantoni lo legava fortemente tutto intorno al corpo con una fune. Veniva caricato su un carro che a fatica si faceva spazio tra le folle che erano giunte qui a Rondò della Forca e si accalcavano intorno al luogo del patibolo per meglio assistere all'esecuzione. Non di rado arrivavano sassi, sputi, insulti a reo qualora questo non fosse simpatico alle folle o al boia qualora il condannato fosse in odore di ingiusta condanna. In 2 occasioni pare che Pantoni abbia sbagliato i calcoli e che la sua azione e quella del tirapiedi non siano andate a buon fine. I giustiziati, infatti, si svegliarono nelle bare morendo qualche ora dopo. A causa di ciò, Pietro aveva scritto una lunga lettera al governatore nella quale chiedeva la sostituzione della forca con la ghigliottina, perché molto più veloce e affidabile, ma la sua richiesta non venne mai accolta. Pantoni resta comunque il boia più odiato di tutti i tempi e forse la ragione è da rintracciarsi proprio nella sua prima esecuzione, avvenuta a Modena la mattina del 26 maggio 1831. Egli era stato chiamato ad aiutare il fratello Giuseppe. Venivano giustiziati 2 patrioti, molto amati dal popolo e traditi da una politica bugiarda. Uno era il notaio Vincenzo Borelli, l'altro Ciro Menotti. E proprio a Pietro toccò l'ingrato compito di giustiziare Menotti, un innocente. E quell'esecuzione il popolo non gliela perdonò mai. Tutti ad additare il boia, ma poi tutti ad accorrere numerosissimi alle esecuzioni. Le piazze erano gremite. Un piacere perverso e sadico alimentato da una ancestrale e disumana ipocrisia. E a questo punto viene da chiedersi, il boia fu vittima o carnefice? Riflettiamoci. Molto bene, se questo video ti è piaciuto lasciami un like e un commento se ti va. E anche oggi è giunto il momento della nostra perla di saggezza. La perla di saggezza di oggi è: Babba Luce a sucare e fimmina a basare, un po' non mai saziare. Che tradotto sarebbe: lumache da succhiare, donne da baciare, non possono mai saziare. Questo detto sottolinea il fatto che ci sono delle cose che sono sì molto piacevoli nella vita, ma che da sole non ci permettono di raggiungere quella pienezza che ognuno di noi ha diritto a raggiungere nella propria vita. E con questo io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!